Ciao ragazzi, ben ritrovati a Vostro Perz. Oggi siamo qui di nuovo su Valiant Hearts. Andiamo su continuo e vediamo cosa diavolo succede. Ah, è vero. Allora, qua dobbiamo di sicuro nasconderci dietro al cespuglio. Ok, via via. Per un pelo. No, qua sono beccato, ma strano, non mi pare di aver sbagliato. 1914. Non ho letto chiesa di cosa. Freddy si è sposato. Ah, ok, ho capito. Ah, ma è sopravvissuto. Sono riusciti. Manca una batteria, un fusibile, che cazzo ne so. Qui c'è un carro. Ah, dammi. Ho capito, dammela. Ah, ok, devo darle. Aspettate. Energia, dice una bella genere. Boh, dai, cacciala su. Bravo. Ok. Abbiamo un carro. Lo possiamo usare? Aspettate. Ah, ok. Veicoli corazzati. Il concetto di sei movente. Allora, il concetto di sei movente d'artiglieria fu sviluppato durante la guerra allo scopo di sfondare le linee nemiche. I primi prototipi di veicoli corazzati su ruota si rilevarono inefficaci sul terreno fangoso delle trincee, pertanto gli ingegneri idearono nuovi mezzi dotati di cingoli che ovviarono al problema. La terra di nessuno. Con l'espressione terra di nessuno si indicava la zona scomparsa fra le trincee nemiche, che in genere era larga fra i 50 e i 1500 metri. Minchia, la terra di nessuno di giorno era sorvegliata e chiunque vi avventurasse di diventa un bersaglio, ma di notte, quando venivano collocate filo spinato e trappole, era teatro di azioni di passaggio. Gran parte dei caduti morì in questa gran parte dei caduti morì in questa zona. C'è qualcosa qua. Torce. Le torce erano comuni nelle trincee. Quelle di dotazione erano di dimensioni tali da poter essere infilate nella cintura porta munizioni ed erano alimentate a batteria. Ah, ok, ho capito.
qua mi serve la TNT, poi cosa c'è? Cosa? Quella è una molla. Volete vedere cosa? Penso di aver già capito cosa devo fare. Torcia lì col cane di azionarlo. E ok, una spada, pugnale, baionetta tedesca spezzata. Questa baionetta lunga e piatta era progettata per infilzare la cassa toracica del nemico spezzandogli le coste. Ah, costole. Tra l'altro mi prendo anche un'altra bomba. Ah, non posso. Anzi, sì, che ti dico? Cane, dammi una bomba. Perfetto, che almeno possono trasportare due oggetti. Di qua. No, abbiamo un carro! Funziona. Posso uscire un attimo? No. Mai che esca, con esca? No, così? No. Boh, vabbè. Ah, vaffanculo. Adesso esco. Allora, fermi un attimo che ho visto una cosa qua che voglio andarmi a vedere. C'è qualcosa dentro qua? Sì. Cos'è? Arrosto di topo? Ratto morto. I ratti morti non venivano gettati via, ma arrostiti su uno spiedino. Quando c'è fame non si buttava via niente. Minchia. Che cazzo è che mi... Arrivo. E vabbè, sto gameplay dato quanto. Beh, oddio, 7 minuti di... Mi spiace ragazzi, devo andare a mangiare. Ci sentiamo. Ciao ciao.